Ciao, benvenuto o bentornato sul mio canale, sono Silvia. Oggi, giorno 18 del nostro percorso di 24 giorni di Pilates insieme, e ti propongo una serie di esercizi che richiamano sia nel Pilates che nello yoga gli animali. Quindi ho cercato di radunare tutti questi movimenti, di creare una sequenza che sviluppi proprio i movimenti degli animali o le posizioni degli animali come sono state rappresentate appunto nel Pilates e nello yoga, per rendere un pochino diversa e divertente la nostra pratica. Ti ricordo anche che dal 1 al 24 dicembre 2021 è attiva la raccolta fondi che ho organizzato per sostenere Cat Village, il gattile di Leonardo Pozzolo. Trovi il link al sito GoFundMe nella descrizione del video. Puoi seguire il progresso della raccolta e fare la tua donazione se vuoi. Ti ringrazio fin da ora per il tuo gesto. Grazie mille. Quindi direi che quando sei pronto, srotola il tuo tappetino e iniziamo la nostra pratica insieme. Partiamo dalla posizione della quadrupedia e andiamo a recuperare il nostro gatto mucca, o meglio mucca gatto. Quindi parti dalla tua posizione neutra del bacino e della colonna, allunga bene le tue braccia, spingiti via dal tappetino, cervicale lunga. Inspira, andiamo nella posizione della mucca, quindi inarchiamo la colonna con controllo ed espira, posizione del gatto, quindi facciamo quella gobba, quella curva in tutta la colonna. Inspira, apri bene il petto e fuori l'aria curva nel gatto. E di nuovo inspira, apri bene il petto, fuori l'aria curva, andiamo a mobilizzare bene tutta la nostra colonna. Inspira, apri e fuori l'aria chiudi, facciamone ancora un paio, inspira, allunga e fuori l'aria curva. Ancora uno, inspira, vai in allungo. Controllato, fuori l'aria curva nel gatto e dal gatto ritorna verso la tua posizione neutra. Passiamo dal gatto al cane, quindi punta i tuoi piedi. Da questa posizione andremo verso il cane a testa in giù. Quindi inspira, prepara ed espira, solleva le ginocchia, spingi il busto indietro. Non stendere ancora le tue gambe, cerca di allungare bene la tua colonna. Cominciamo a sentire l'allungo posteriore sulle gambe e ritorna verso la quadrupedia. Passiamo ogni volta in questo cane a testa in giù, cercando ogni volta maggiore allungo nelle tue gambe, nei polpacci, in tutta la parte posteriore. E di nuovo spingiti su. Quindi piano piano puoi provare, se vuoi, a stendere le tue gambe. Controlla sempre il ritorno delle tue ginocchia delicatamente verso il basso. E ritorna giù. Facciamone ancora qualcuno così, di nuovo spingiti su. Cerca di portare i talloni verso il tappetino e ritorna. Facciamo gli ultimi due qui. E ancora fuori l'aria allunga. Inspira, ritorna. Sul prossimo cane a testa in giù, sì, ci fermiamo. Quindi solleva e da qui cerchiamo di lavorare verso il cane a testa in su. Quindi porta il peso in avanti, passa dal plank, scendi delicatamente con il tuo bacino, apri. È una posizione diversa dal cane a testa in giù perché abbiamo i piedi puntati. Vai in estensione completa. E poi dalla testa ritorna verso il cane a testa in giù. Allungati indietro e torna in avanti, glutei bene attivati, apri il petto, scendi fino a dove ti è possibile, vai in quella estensione fino alla testa e poi dalla testa verso il bacino ritorna, spingi i talloni verso il tuo tappetino e avanti di nuovo, cane a testa in su, apri bene il petto, scivola verso il basso con il tuo bacino. Sostenendo bene il peso con le tue braccia, curva indietro. Facciamo ancora una sequenza così. Quindi vieni in avanti nel cane a testa in su, apri bene il petto, glutei attivati per proteggere la tua zona lombare. Torna verso il cane a testa in giù. Questa volta torna verso il plank, piega le tue ginocchia e andiamo a sdraiarci a pancia in giù. Sistema bene le gambe leggermente separate, le mani vicine alle tue spalle. Schiena bene lunga e andiamo nel nostro cobra. Quindi solleva, spingiti verso l'alto, apri bene, andiamo a rifare un'estensione della zona lombare e della zona cervicale dorsale. E ancora, sei libero di espirare quando ti sollevi. Quindi in questa posizione il bacino rimane appoggiato, quindi l'osso pubico rimane appoggiato, le tue gambe sono bene attive e ritorna giù. E ancora fuori l'aria, le braccia ti aiutano nella spinta, cerca di fermarti dove ti è possibile senza sentire fastidi nella zona lombare. E ancora solleva e ritorna giù. E ancora gli ultimi due, allunga,
E ritorna, cerca di salire ogni volta 2 mm in più, ancora uno, spingiti bene verso l'alto e ritorna. Ho incluso anche una serie di, diciamo, animali mitologici, tra cui la Sfinge, per cui cominciamo a lavorare su questo, su questa posizione. Quindi premi bene tutti gli avambracci sul tuo tappetino, hai le gambe bene attive, quindi spingi bene le spalle lontane dalle orecchie. Puoi portare lo sguardo appena oltre le tue mani e rimani in questa posizione. Quindi gambe attive, addominali attivi, glutei bene attivi, scarica le spalle e fermati qui. Nel Pilates noi di solito lavoriamo sul calcio che va verso il tallone, verso il gluteo. Quindi facciamo un calcio con la punta, un calcio con il piede a martello e ritorniamo indietro. E cerca di mantenere la posizione della sfinge qui. Alterna, punta, martello e riallunga. Ancora punta, martello. Mantieni quell'allungo a livello lombare. E martello, riallunga indietro. Ancora punta, martello e ritorna. E ancora punta, martello, riallunga. Facciamo l'ultimo, punta, martello e riallunga. Scendi un secondo, prepariamo il cigno, la posizione del tuffo del cigno, il swan dive, leggermente in rotazione verso l'esterno e apri di più i tuoi piedi rispetto al tappetino. È un po' simile al cobra, ma ci solleviamo leggermente di più, quindi fuori l'aria solleva. Inspira, ritorna. Anche qui le gambe sono bene attive. La rotazione esterna, l'apertura ci permette di salire di più con il nostro busto. Considera sempre che hai il pube appoggiato sul tappetino. Stendi le braccia fino a dove ti è possibile. Non è in nessun modo obbligatorio allungare completamente le tue braccia. È una posizione soggettiva e dipende dalla flessibilità, dalla mobilità della parte lombare. Quindi è chiaro che c'è un'estensione lombare che va controllata per evitare di caricare questa zona sensibile del nostro corpo. Facciamo gli ultimi due e ancora allunga e ritorna e ancora allunga. Proviamo a fare per qualche ripetizione la variante di swan dive che si chiama rock and catch, quindi daremo una spinta in avanti e poi ritorneremo in posizione. Quindi comincia a prepararti nella posizione che abbiamo fatto poco fa. Ora, mentre lasci le braccia in avanti, le gambe salgono. Sali e ritorna su. E di nuovo, lancia le braccia in avanti e ritorna in posizione. Ancora allunga e ritorna. Quindi lavoro di dorsali e della parte posteriore delle tue gambe. Facciamo l'ultimo. Allunga, ritorna su. E da qui riscendi, chiudi i tuoi piedi, spingiti sulle mani e sulle ginocchia, allunga indietro verso il tuo shell stretch e srotola indietro. Fai un passo in avanti, vieni in posizione in ginocchio. Andiamo a fare il nostro cammello che prosegue un pochino la linea dell'estensione. Le gambe leggermente separate, i glutei ti spingono in avanti, quindi vai ad allungare il flessore delle tue anche. Andiamo a mettere le mani dietro sopra i glutei. Spingi il tuo bacino in avanti, puoi fermarti in questa posizione se preferisci, altrimenti appoggia una mano e poi l'altra sui tuoi talloni. Quindi cerca una spinta in avanti del tuo bacino, puoi tenere lo sguardo qui o allungarlo oltre, indietro. Tienilo qui per qualche secondo. E poi riporta lo sguardo in avanti, le mani di nuovo. E allunga in avanti un secondo, quindi datti un attimo di allungo di nuovo, puoi dondolare leggermente il bacino destra a sinistra qui e poi appoggiarti di nuovo in shell stretch e srotolare verso l'alto. Diamoci un paio di rotazioni. Passiamo agli animali acquatici, quindi andiamo a fare il nostro seal, la nostra foca. Se hai presente il Rolly Leg Ball, ci prepariamo in retroversione del bacino, solleviamo una gamba e l'altra gamba. Idealmente le piante dei piedi sono appoggiate una contro l'altra, puoi afferrare le gambe dall'alto oppure da sotto, la posizione canonica è questa. Quindi c'è una retroversione, un'apertura del petto che io cerco di avere qui, un equilibrio sul mio osso sacro. La foca fa tre piccoli battiti delle piante dei piedi qui, rotola indietro, lo fermo. 1, 2, 3, ritorna su in equilibrio. 1, 2, 3. E ripartiamo. Scendi, tienilo. 1, 2, 3, e ritorna su equilibrio. 1, 2, 3. Andiamo avanti così. Scendi e tienilo. 1, 2, 3. Ritorna su, equilibrio, scarica le spalle. 1, 2, 3. E di nuovo scendi. E 1, 2, 3.
Ritorna su, mantieni l'equilibrio 1, 2, 3 e ci fermiamo. E da qui passiamo verso il granchio. È una posizione un pochino particolare in cui incrocia una caviglia sull'altra. Se possibile, tira i piedi verso il bacino, scavalca col peso le tue gambe, porta la fronte ad appoggiarsi e poi cerca di scivolare con il peso in avanti verso l'apice della tua testa. Non crollare sulla testa, ma cerca di sentire gli addominali che ti fanno allungare verso l'alto. Da qui facciamo un po' lo stesso movimento di rolling like a ball, quindi torna indietro. Quando sei qui, fai il cambio delle tue gambe, scivola in avanti di nuovo, appoggia i piedi, fai quel passaggio in avanti, appoggia la fronte e poi scivola in avanti, spingi il bacino verso l'alto e in avanti. E di nuovo torna indietro, fai lo scambio delle tue gambe, incrocia, afferra sempre le tue caviglie e poi scavalca le caviglie e spingi delicatamente in avanti il tuo bacino. Facciamone ancora un paio qui. Fermati un secondo giusto per cambiare l'incrocio e poi rotolare bene in avanti. Appoggia la testa e poi scivola ancora. Senti veramente l'attivazione addominale qui. E facciamo l'ultimo scambio. Scivola indietro, cambia le tue gambe e poi appoggia la tua testa in avanti. Porta il bacino leggermente più su in avanti e da qui semplicemente srotola indietro e sciogli la posizione delle tue gambe. Molto bene. E da qui andiamo a svariarci un secondo. Sei libero di mettere uno spessore sotto la testa se preferisci. Cominciamo a preparare quelle che si chiamano le braccia dell'aquila. Quindi le tue braccia sono allungate verso l'alto, il braccio destro sopra il sinistro, vai a incrociare le tue mani, se possibile i palmi delle mani si appoggiano uno sull'altro, spingi le spalle verso il basso. Per adesso le gambe sono appoggiate, i piedi sono appoggiati sul tappetino. Proviamo a fare una flessione del torace mantenendo questa posizione delle braccia. Puoi ovviamente mantenere anche solo gli avambracci uno sopra l'altro. Inspira qui ed espira fuori l'aria, solleva. Inspira, ritorna fuori l'aria 2. Inspira, torna ancora fuori l'aria 3. Chiudi bene le coste verso il bacino. Solleva 4, ne facciamo ancora uno. Fuori l'aria 5, ritorna. Allunga le braccia verso l'alto, il braccio sinistro sopra il destro e prova a vedere se riesci a appoggiare i palmi delle mani uno sull'altro, scarica le spalle. Inspira qui, di nuovo 5 salite. 1 e ritorna giù ancora fuori l'aria 2 e risali ancora fuori l'aria 3 e ritorna giù, espira 4. E ritorna, ancora fuori l'aria 5, ritorna. Ora allunga le tue braccia lungo i fianchi. Proviamo a modificare la posizione delle gambe. Puoi incrociare semplicemente una gamba sull'altra, ma la posizione dell'aquila richiede che tu incroci un pochino in modo più estremo, diciamo, le tue gambe. Quindi il piede destro della gamba sopra va ad agganciare il polpaccio indietro. Sei libero di tenere le gambe in questa posizione. Ora, cervicale bene lunga, le braccia bene appoggiate, andiamo a fare un piccolo tap del piede sinistro, se possibile, e ritorna. Quindi addominali bassi che lavorano per supportare la tua colonna e ritorna. Fuori l'aria, scendi e ritorna. Ancora fuori l'aria, scendi e ritorna. Facciamo gli ultimi due e ritorna. E ancora uno, fuori l'aria, scendi, ritorna. Cambia l'incrocio delle tue gambe, quindi anche da questa parte puoi incrociare in questo modo oppure agganciare il piede attorno all'altro polpaccio e anche qui scendi a fare un piccolo tap del tuo piede e ritorna. Non è fondamentale che il piede vada a toccare il tappetino, va in quella direzione, quindi le gambe si allontanano leggermente dal tuo busto e poi ritornano verso il busto. Facciamo gli ultimi tre e ritorna su, usa l'espiro per scendere, fuori l'aria. E ritorna, e ancora due, e ritorna, facciamo l'ultimo anche qui, fuori l'aria, scendi, e ritorna. Mantieni questa posizione delle tue gambe, quindi la sinistra sopra, la destra, il braccio destro incrocia sopra al sinistro, combiniamo i due movimenti che abbiamo visto adesso. Inspira, allontana le braccia e le gambe, fuori l'aria, solleva, chiudi tutto. Inspira, ritorna, e avanti, fuori l'aria, due. Inspira, scendi, avanti, fuori l'aria 3 e ritorna, ancora sali 4
Inspira, torna avanti, sali 5, facciamo l'ultimo qui, ancora fuori l'aria 6, ritorna, scrocia le tue braccia, portale un secondo giù, cambia l'incrocio delle tue gambe prima, quindi decidi in quale posizione, se quella facilitata o quella completa, quindi la gamba destra è sopra, il braccio sinistro sopra al destro. E anche qui carica le tue braccia e le tue gambe leggermente più lontane e poi solleva il busto fuori l'aria. Pensa di avvicinare i gomiti alle tue ginocchia, fuori l'aria sali e ritorna ancora fuori l'aria 3 e ritorna avanti fuori l'aria 4 e ritorna ancora sali 5, facciamo l'ultimo da questa parte, ancora fuori l'aria 6, ritorna, sciogli la posizione anche delle tue gambe e riappoggiale sul tappetino. Ci prepariamo per la rana. Da qui solleva le tue gambe a tavolino, ruota verso l'esterno, parti con i piedi a martello. Quindi fermati qui, sistema bene la tua zona lombare, la testa rimane appoggiata per adesso, fuori l'aria stendi mantenendo la rotazione esterna, inspira, ripiega, fuori l'aria allunga 2, inspira, ritorna, fuori l'aria stendi 3, inspira, ripiega, fuori l'aria allunga 4. E ritorna, ne facciamo ancora 2, fuori l'aria stendi 5 e ritorna ancora 1, 6, ritorna. Metti le mani dietro la tua nuca, aggiungiamo la flessione del torace a questo movimento delle gambe. Inspira, prepara, fuori l'aria allunga. Inspira, ritorna e fuori l'aria stendi 2. Inspira, ritorna. Avanti ancora, allunga bene 3. E ritorna fuori l'aria stendi 4 e ritorna avanti ancora allunga 5 e ritorna ancora stendi 6. Chiudiamo con gli ultimi due qui. Ancora fuori l'aria allunga 7. Inspira, torna avanti ancora allunga 8. Ritorna, chiudi e riappoggia. E da qui sollevati afferrando un ginocchio. Partiamo dalla quadrupedia e andiamo verso la nostra lucertola. Quindi comincia dalla quadrupedia, porta in avanti il tuo piede destro un pochino oltre la linea del tuo ginocchio, porta il peso bene in avanti, punta il piede dietro, comincia a sentire l'allungo sul tuo flessore dell'anca sinistra e poi porta entrambe le mani alla sinistra del tuo piede destro. Prenditi il tempo per appoggiare i tuoi gomiti, se possibile, sul tappetino. E quando sei pronto, solleva il ginocchio dietro, il ginocchio sinistro. E rimani in questa posizione, tienila per qualche respiro. Scarica bene le spalle, senti quell'allungo profondo a livello delle anche, flessore dell'anca sinistra. Tienilo qui, piede destro bene attivo. Teniamolo ancora per 3, 2, 1. Riappoggia il ginocchio, riporta le mani in appoggio, da qui passiamo direttamente verso il piccione. Quindi allunga il piede dietro, porta la tua gamba destra, se possibile la tibia è parallela alla parte frontale del tuo tappetino, altrimenti puoi portare il tallone destro verso il tuo fianco sinistro. Quindi fermati qui, sistema un secondo l'allineamento delle tue anche, puoi sempre mettere uno spessore sotto al tuo bacino per allineare le anche se fai fatica in questa posizione e poi piano piano scendi, riappoggia i tuoi gomiti, quindi dai sempre il tempo alla tua muscolatura di allungarsi, in questo caso il gluteo destro si streccia lentamente e puoi fermarti in questa posizione oppure appoggiare la fronte sopra le tue mani. Quindi rilassati un secondo in questa posizione, scarica bene le tue spalle, respira e tienila qui. Le gambe sono entrambe attive, quindi la gamba dietro è lunga e spinge delicatamente sul tappetino. E anche da qui ritorna, riappoggia le tue mani, risolleva, torna in quadrupedia e facciamo tutto dalla parte opposta. Quindi riprendiamo la nostra lucertola, allunga in avanti la gamba sinistra, flessione allungo del flessore dell'anca, punta bene il piede dietro. Quindi datti un attimo il tempo per allungare il flessore. E poi passa entrambe le mani alla destra del tuo piede sinistro. Datti il tempo per appoggiare i tuoi gomiti, quindi scendi a aumentare l'allungo che senti sia sull'anca sinistra che sul flessore dell'anca destra e quando te la senti solleva il tuo ginocchio dietro, quello destro, scarica bene le tue spalle, senti che il tallone destro spinge in una direzione e il ginocchio sinistro nell'altra direzione, quindi sono due tiri opposti.
Tienilo qui ancora un paio di secondi. E poi riappoggia il ginocchio, riappoggia le mani, tibia a sinistra in linea con la fronte del tuo tappetino o leggermente più in diagonale, quindi puoi tenere il piede anche in questa posizione se preferisci. Prenditi un attimo per allineare le tue anche, spingi delicatamente su entrambe le mani, quindi senti che il bacino e il busto guardano dritti davanti a te. E anche qui proviamo piano piano a scendere in avanti. Non è detto che i nostri lati siano uguali, quindi appoggia i tuoi gomiti, fermati un secondo qui. E poi anche qui, se possibile, appoggia le mani, la tua fronte sulle tue mani e datti un pochino di allungo in più. Allinea sempre le tue anche, quindi quell'anca destra spinge in avanti verso il tappetino. Scarica bene le tue spalle. Tienilo, cerca di rilassare le tensioni. E anche qui riporta le mani in appoggio, rispingiti in quadrupedia e da qui passiamo invece in posizione seduta. Andiamo a fare la farfalla, quindi è un po' la posizione del diamante un pochino più accorciata, le piante dei piedi sono una vicino all'altra, prenditi un secondo per appoggiare gli ischi sul tappetino, quindi afferra le tue caviglie e appoggia. Puoi sempre tenere uno spessore sotto al bacino anche qui se le tue gambe tendono a sollevarsi in modo a chiudersi un pochino, quindi puoi sempre sollevare leggermente il tuo bacino. Allungati verso l'alto, quindi cerca di spingere con la muscolatura le tue ginocchia verso il tappetino e poi da qui piano piano scivola in avanti, quindi puoi curvare il tuo busto e intanto magari i tuoi gomiti spingono delicatamente le ginocchia verso il basso, rilassa la tua testa se possibile, arriva fino a dove la tua mobilità te lo permette, tienilo qui per qualche secondo, quindi senti quell'allungo profondo sempre a livello delle tue anche. E poi srotola verso l'alto, ritorna in posizione completamente dritta, ruota un paio di volte le tue spalle. Cominciamo a lavorare la sirenetta, quindi anche questo è un personaggio che però fa parte delle sequenze di Pilates spessissimo nelle nostre sequenze. Lavoriamo proprio sulla posizione della sirenetta con le due gambe appoggiate una sull'altra. Faremo due allunghi diversi leggermente. Comincia dal braccio sinistro, quindi allunga tutto il lato sinistro, streccia, puoi guardare verso i tuoi piedi mentre sei in questa posizione. Torna, mentre allunghiamo dalla parte opposta, allunghiamo anche la gamba destra, quindi allunga, puoi appoggiare il tuo gomito e strecciare anche da questa parte. Ritorna su, piega il ginocchio destro, allunga di nuovo il braccio sinistro e curva, porta lo sguardo verso i tuoi piedi. Ritorna su e dall'altra parte andiamo ad allungare in modo diverso, quindi appoggia il tuo gomito sinistro, allunga e ritorna. Ne facciamo ancora uno da questa parte, braccio sinistro allunga, puoi guardare verso la tua destra, i tuoi piedi. Ritorna al centro e vai ad allungare anche da questa parte, streccia bene, ritorna e cambiamo direzione. Quindi le tue gambe sono verso sinistra, un ginocchio sull'altro, allunga. Partiamo prima col tuo braccio destro, quindi streccia anche qui, puoi guardare verso i tuoi piedi e poi dalla parte opposta scendi verso il gomito, allunga la tua gamba sinistra. E vai ad allungare anche da questa parte, ripiega il ginocchio, risolleva e vai a guardare verso i tuoi piedi. Ritorna bene al centro e allunga la tua gamba sinistra. E facciamone ancora uno così, di nuovo vai in allungo laterale, guarda i tuoi piedi. Torna al centro, allunga ancora, senti l'allungo. La mano tira da una parte, il piede dalla parte opposta e poi ritorna verso la posizione di partenza. Bene, e ci siamo, abbiamo finito questa sequenza di percorso tra gli animali del Pilates e dello yoga, sicuramente ne mancherà qualcuno, spero però di averti dato un quadro interessante e divertente sulle varianti di questi esercizi. Ottimo lavoro e grazie mille per essere stato con me durante questa sequenza, fammi sapere cosa ne pensi, se ti è piaciuta, lascia un like se il video ti è piaciuto e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per seguirmi nei prossimi giorni e per rimanere aggiornato su tutte le prossime novità in uscita. Grazie mille e a prestissimo!